Paranormal Investigator Varese, sono in provincia di Asti, esattamente nel comune di Vesine. Alle mie spalle abbiamo lo storico castello del 1200, distrutto dagli spagnoli nel 1600. Qui è stato conservato così perché è stato riscoperto nel 1900 circa e era tutto pieno di alberi e di spine. Una volta che hanno liberato tutti gli alberi e tutte le spine, hanno trovato delle carriole con dei buchi. Qui, esattamente qui a Vesine, in questo castello, c'è ancora oggi la leggenda che dicono che qui è stato nascosto un tesoro. Comunque nel 1600 gli spagnoli lo distrussero. Da allora si perdono le notizie storiche e ricominciamo a parlare di questo castello nel 1900. Adesso facciamo un giro per vedere quello che troviamo. Sono in una splendida posizione della provincia di Asti. La Paranormal Investigator Varese è contenta di essere qui oggi e procediamo all'esplorazione di questo castello. Una buona visione a tutti, occhio agli spettri, state seduti comodi sui vostri divani e cominciamo. Avanti! Questi sono proprio i ruderi di questo castello. Questa era la torre e anche hanno fatto per il picnic, molto bello. Sentite? È incredibile, anche qui vedi, qui c'è una specie di arco. Qua sotto, qua c'era una specie di torre. Quello che rimane sono i rudini di questo castello. Questa è la torre principale. Quello che ne rimane. Questa meravigliosa torre. Thank you.
È un posto incantevole, mette un certo sollievo nel silenzio, ci sono come sentite i corvi che cinguettano, eh? Sono solo dei ruderi di un castello. Pensate che nel 1600 l'hanno distrutto completamente, quindi si è salvata quella torre, ma non si può accedere in alto. Comunque è un panorama veramente bello, è impressionante quello che possiamo vedere in valle, eh? Da qui certo si vedeva tutto. Non so se vedete nell'altra collina di là si vede un'altra torre e là c'era sicuramente un altro castello. Provincia di Asti ci riserva questo meraviglioso castello. Diciamo che praticamente non è abbandonato, ma non è neanche custodito, diciamo. Vedete? Di là siamo già in provincia di Cuneo. Questo è un fiume. Si vede un fiume. Eccolo lì. E qua sotto c'è il paese di Vesine, Vesine, provincia di Asti. Là ha un'altra torre, si vede, un'altra torre là. Ci sono parecchie torri. Molto bello, affascinante. C'è una buona aria quassù. Il vin Barbera, Barbera di Asti. Come dico, è molto incantevole, è un piacere essere qua in questo tipo di castello e questi rimbombi di suoni dei corvi che volteggiano in questo castello, per non farlo dimenticare dagli uomini, quante persone si sono morte qua molto probabilmente e noi non lo sappiamo neanche. Comunque è una gran bella storia. Io cerco quello che ho trovato in internet, ve lo metto qua sotto ovviamente, e allo splendore di questo castello vi saluto. Lo so, purtroppo è un video corto, ma ci sono 4 ruderi. Adesso farò delle foto, poi metteremo anche le foto. Comunque è veramente una bellissima pace quassù. Il castello di Vesine, provincia di Asti. La Paranormal Investigator Varese è arrivata fin quassù. Avevo letto che quando lo liberarono dal bosco trovarono queste carriole con delle buche. Il paese ci raccontano di questa leggenda che esiste un tesoro che penso che o l'hanno già trovato o ovviamente non lo troveranno mai. Rimane leggenda, rimane la fantasia dell'uomo, quindi rimane un qualcosa di misterioso ed è affascinante quando troviamo questi posti noi della Paranormal Investigator Varese. Noi ci godiamo come dei ricci perché noi qui sappiamo che esiste il mistero, è il mistero, ma il vero mistero, quindi ci affascina molto. Comunque vi ringrazio della buona visione, vi faccio ancora vedere una parte ancora e al prossimo video e arrivederci alle prossime volte. Ciao dalla Paranormal Investigator Varese, al prossimo video, grazie, ciao!